Ciao a tutti e tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video, finalmente. 2020, ragazzi, questo è il primo del nuovo anno. Dopo il periodo Vlogmas mi sono presa una piccola pausa, adesso piano piano torniamo e sono stata straoccupata per una cosa in particolare che, se mi seguite su Instagram, avrete già visto in anteprima, cioè questo puzzetto qui. Eccolo! Sì, ragazzi, finalmente abbiamo preso il nuovo cucciolo. Lui è un maschietto. Ed è un chihuahua a pelo lungo, colore lilac, che è un colore molto particolare che infatti ho faticato parecchio a trovare. Adesso ha ancora il pelo da cucciolo, vi faccio vedere se si fa toccare, che vuole sempre giocare. Vedete qua com'è gretto gretto e qui ha delle zone invece dove sta crescendo quello nuovo. Sta facendo tra l'altro i dentini, quindi mozzica alla qualunque. Qui ha il suo cuscino gioco, lì ha la cuccia, cioè è bravissimo. Poi nel corso della giornata ve lo faccio conoscere bene. Sono giorni che vi tartasso su Instagram per rivelarvi il nome, perché non ve l'ho ancora rivelato, volevo dirvelo in questo video qua, proprio per presentarvelo a 360 gradi. Infatti adesso io mi sono preparata, stavo per uscire e come sempre in questi giorni me lo sto portando dietro. Tra l'altro, se avete qualsiasi domanda riguardo nuovi cuccioli, secondo cane, perché questo è il nostro secondo cane, Gwenda è giù che dorme. Se non lo sapete, appunto, io ho un altro cane, Gwenda, che è femmina ed ha 10 anni. Quindi, confronto a lui, che è piccolo, deve ancora fare 4 mesi perché è nato il 12 di settembre, quindi il 12 gennaio saranno 4 mesi. Diciamo che c'è una differenza sostanziale di età. Lei vuole sempre dormire, vuole stare per i cavoli suoi, lui saltella un po' intorno. Però devo dire che mi aspettavo una reazione decisamente peggiore. In realtà l'ha preso abbastanza bene. L'unica cosa per cui litigano sono le cose da mangiare, quindi se faccio mangiare lui, Gwenda la devo chiudere da un'altra parte e viceversa, perché sennò lui va a mangiare i suoi. Stessa cosa per gli ossetti, si rubano in continuazione gli ossetti, però stiamo cercando più o meno di farli ambientare. Lui si ciancica qualsiasi cosa. Gli ho dato questi nastrini qua. Come vedete, è piccolo, piccolo, piccolo. È vero? Ed è una cosa stupenda, ragazzi, c'ha gli occhi verdi grigi, che adesso non si vedono, ma fuori dopo ve lo faccio vedere. Lo devo ancora tenere in braccio fuori perché non ha finito tutti i vaccini, deve fare il 15, l'ultimo della leptospirosi e poi può andare in giro con la pettorina, col guinzaglietto che già gli abbiamo comprato. Non è un viziatone, devo essere onesta, sto cercando di educarlo bene e di non fargli prendere abitudini troppo sbagliate, però appunto non può ancora uscire per ora, o meglio io in giardino lo faccio andare, ma ho chiesto al veterinario, mi ha detto che comunque lo devo sempre guardare, non deve mettersi in bocca cose strane, eccetera, eccetera, cosa che per chi è un cucciolo sa essere particolarmente, come dire, complessa come esperienza, perché si metterebbero in bocca davvero la qualunque, però appunto sono 10 giorni che gli sto dietro 24 ore su 24, proprio come avere un neonato. Poi vedete, si addormenta in qualsiasi momento. A volte stiamo giocando e si addormenta, però capisco perché, ripeto, è proprio come un neonato, quindi dorme, mangia, fa i bisogni in continuazione perché non ha ancora il controllo del suo corpo. Mi sono vista 1500 video al riguardo, però devo dire che è bravissimo, non ha fatto danni, o meglio, non ha ancora fatto danni. La pipì la fa sempre sulle traversine, la cacca è un po' alternata, me l'ha fatta forse 2 volte sulla traversina, però ci stiamo lavorando piano piano. E tra l'altro, fatta questa presentazione molto generale, perché come vi ho detto saremo insieme tutto il giorno, è una sorta di vlog barra presentazione, e quindi volevo dirvi il nome e soprattutto perché l'ho scelto, perché tipo alla mia famiglia e ad alcuni amici non piace particolarmente perché è molto particolare sia da scrivere, che poi non è vero. Più che altro da pronunciare magari per alcuni. Vi ho chiesto su Instagram di dirmi alcune delle vostre idee, quando all'inizio non vi avevo ancora svelato l'iniziale del nome. Ne sono usciti di ogni, tant'è che ho avuto il dubbio per un attimo di cambiarglielo il nome, però era quello e è rimasto quello. Però diciamo che tra i papabili,
sia quando l'ho visto sia prima di vederlo c'erano in ballo dei nomi inerenti un po' al mondo nerd, a quello che mi piace, quindi diciamo che sono andata da Game of Thrones alla Disney a Harry Potter. Mi piaceva tantissimo chiamarlo Dobby oppure chiamarlo Loki, come il personaggio di Avengers, di Thor, che è sicuramente uno dei miei preferiti. Volevo chiamarlo Spettro o Ghost, come il metalupo di Jon Snow di Game of Thrones. Se fosse stata femmina sicuramente l'avrei chiamata o Nymeria o Arya. Su quello non ci pioveva proprio. Però io tempo fa mi sono scritta sul telefono, sulle note, un nome che avevo sentito dal mondo delle Winx. Ragazzi, vi dico, tra milioni e milioni di voi che mi hanno scritto, una persona, e dico una ragazza, tra cui ho fatto anche lo screen quindi so chi è, ha azzeccato. Cioè, io sono rimasta sconvolta perché pensavo, dopo avervi dato l'indizio della A come iniziale e vi avevo dato l'indizio che faceva parte del mondo magico, tantissimi mi hanno scritto cose riguardanti il Signore degli Anelli, appunto Harry Potter, però il nome che ho scelto appunto è delle Winx ed è tra l'altro dell'animale fatato di Flora, che è la mia preferita. Non era tanto difficile, ci potevate arrivare. E il nome che abbiamo scelto, adesso lo diciamo insieme, sta ancora cercando di capire come si chiama, ogni tanto risponde, ogni tanto no. Il nome è stupendo, particolare, non l'ho ancora mai sentito a nessuno, quindi se me lo copiate io so chi sei. Amarok. Non gliene frega niente. Comunque, sì ragazzi, il nome è Amarok. Ve lo ripeto, è particolare, è lungo, infatti molti mi dicono ma come fai a chiamarlo, se devo chiamarlo velocemente lo chiamo Amarok, cioè non è tanto difficile. Il suo soprannome è Mr. Panzettina, quindi figuratevi, perché c'è una panzetta troppo dolce. Ed è facile come pronuncia perché amo rock, amo il rock, cioè come ve lo spiego? Così ho dovuto impararlo a mia nonna, perché altrimenti non sapeva pronunciarlo. Ehi! No, mi ha preso, mozzicasse il giochino, che tra l'altro l'ha devastato. Io so sempre paura se mozzica qualcosa, ma tanto lo fa a prescindere. Come vedete, io abbiamo preso anche questo collarino qua, che è della Trixie, perché era uno dei più piccoli, perché è davvero minuscolo, cioè guardate la mia mano. Come vedete, questo qui è il nome. Cerco di farvelo vedere anche se si sta muovendo. È bellissimo, cioè gli sta proprio da Dio secondo me. Secondo me come nome ci sta tutto per lui. Ripeto, mi sarebbe piaciuto chiamarlo in altri mille modi, ma non è che può avere 500.000 nomi. Io ne ho comprati 8.000, alla fine si è scelto la tartaruga di Carpisa. Questo qui ce l'ha dato la signora che lo aveva prima, che era il suo giochino preferito, infatti non lo molla mai. Abbiamo già dovuto ricucirlo perché era uscita tutta la gomma piuma. Poi ripeto, ossessionato da questi laccetti qua. Questa qui è la cuccetta, tra l'altro, che vi avevo fatto vedere che gli avevo preso, e ci ho messo questa copertina sopra. Questo qui invece è il giochino, quello con tutte le estremità, gli piace tantissimo. E adesso si è fissato con sto coso che me lo sta distruggendo. Io adesso non so se gli farà male mangiarti sti pezzettini. Comunque vedete, gli piace tirare qualsiasi cosa proprio. Tra l'altro lui è bravissimo, la notte dorme qui in cuccetta di fianco al mio letto, lì ha tutte le sue cosine, una traversina, l'acqua, la lucetta notturna e poi chiudo la porta. Non mi ha dato nessun tipo di problema. Fai vedere a tutti la panzetta, eccolo qua, vedete perché si chiama Mister Panzetta? Guardate che panza che c'ha, questo pisellino piccolo. Aia, aia, mi mozzichi, mi fai male. È super, super dolcissimo. Aia, 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 mi fai male. Poi è un super giocherellone, quindi figuriamoci. E adesso andiamo fuori, usciamo che devo fare dei giri. E vi faccio vedere anche come me lo porto in macchina e in giro. Come vedete, guarda, sta qui. È vero, amore. Lo guarda sempre. Sempre, ogni tanto hanno giocato, infatti ieri lui ha dato un graffietto sull'occhio, mi sono stra preoccupata, ma è normale, che lui ha delle unghie iper affilate. Vieni, fai vedere come corri. Allora, come lo porto in giro? Con questa borsettina qui, lui la adora letteralmente, ci si fionda ogni volta sopra. Sì, aspetta, ma non l'ho aperta. Questa qui è la sua pettorina, una delle poche piccole che siamo riusciti a trovare. La marca è questa qui, l'ho presa sempre da Moby Dick, sempre blu perché il blu è il suo colore e sta benissimo. Poi lì dentro mi porto sempre o comunque quasi un giochino o un ossetto, perché col fatto appunto che si sta facendo i denti, cioè ve li farei vedere, praticamente è sdentato, ha soltanto i canini, quelli lunghi. Ecco che si è rubato la sua pettorina e tra l'altro va nella cuccia di Gwenda, che
ormai è diventata anche la sua. Prima ti metto la pettorina, guardate come lo vuole, fissato con sti ossetti. Ecco la pettorina, come vedete è perfetta. Questo è quello che io ho preso per la macchina, che è una sorta di seggiolino, anche se lui ancora non capisce che deve effettivamente stare qua dentro. Bisogna avere un po' di pazienza per fargli capire che comunque questo è un posto sicuro. Però l'altro giorno ci si è proprio addormentato, quindi confido che adesso capisca appena partiamo che deve rimanere lì, così voi non avete distrazioni, potete guidare tranquillamente. Sono venuta alla metro, che è un grande centro per ingrosso perché ha la partita IVA, e lui come vedete sta qui buono buono, mentre io faccio rifornimento di pacchetti spedizione, che come vedete sono tutta questa zona qui. È buono, soltanto che gli dà fastidissimo il rumore del carrello, che io non avevo messo in conto. Però, oh, si dovrà abituare. Tornata a casa, come vedete dai miei capelli è successo il patatrac, nel senso che li ho fatti uscire in giardino, questo qua sopra, e Gwenda non si è sentita particolarmente bene, quindi ha deciso di fare una cacchina un po', come dire, poco resistente. Vieni, Amarok! Ecco che lui tenta di scendere le scale, sentite come piange, riesce solo a salire. Amarok! Gli ho messo anche queste i tape antiscivolo, lui riesce solo a salire, cioè a salire non ha problemi ma non riesce a scendere. Comunque dicevamo, guagni il mio piccolo amore infinito, è vero piccola? Ha fatto un po' di cacchina, quindi le ho appena lavato il sederino, quindi lui di corsa me lo sono arraffato e a lei ho pulito. Insomma ragazzi, non è uno scherzo avere due cani, io non so come facciano quelli che ne hanno 3, 4, 5, non vorrei fare battute sgradevoli, ma deve essere una cosa proprio... ci si deve stare dietro, insomma, quindi pensateci sempre bene, i cani non sono un giocattolo, nel vero senso della parola. Rimettiamo qua nella zona giochi, tra l'altro lui è andato su con la pettorina. Sono andata a comprare i cartoncini, poi mi è arrivato un pacchetto, in realtà non è di Jeffree Star, infatti ho visto la scatola e ho detto ma che cos'è? È una palette che ho comprato su eBay, di quelle di Colourpop per Frozen. Tramite la collaborazione mi è arrivata quella di Anna, però io volevo quella di Elsa, quindi me la sono comprata da sola. Però visto che sul sito di Colourpop primo ero sold out e secondo ci sta la dogana, ho presa direttamente su eBay e la dogana l'ho pagata subito, credo sui 15 euro, cioè in tutto la palette mi è venuta sui 40, però direi che è abbastanza onesto. Direi protetta tra l'altro benissimo, guardate c'è anche un campioncino. E questa è la palette che ho preso, eccola qui, Frozen 2 Elsa, scatola esterna e scatolina interna. Ragazzi che panico. E questa qui viene da Mountain Woods Canyon Lake Texas. Ve la fa vedere meglio? Dai, è stupenda, la volevo troppo. Non riesce ancora a scendere le scale, riesce a fare soltanto dei pezzi molto bassi. E qui come detto delle scale alte, quindi lui mi aspetta sempre lì. Segui Gwenda, vedi come fa Gwendy. Oh, poi c'è pure qua chiuso, ecco perché piangevi. Che di solito lui va in camera mia. Eccolo qua. Qui ormai traversino ovunque. Guardate la differenza tra loro due. Allora, lui da grande, non ve l'ho detto, diventerà più o meno un po' più piccolo di Gwenda. Gwenda pesa 3,6 kg, 80, una cosa del genere, un po' meno di 4 kg. Adesso lui peserà 800 grammi. Non so perché dobbiamo ancora andare dal veterinario, però appunto il 15 ci andiamo per fare anche l'ultimo di questi vaccini. Tanto lo lasciamo lì a giocare. Nel mentre vi tolgo la pettorina. Tra l'altro, guardate, ho dovuto mettere tutto sopraelevato. Di questa scatola, lui si mordicchiava qua il cartoncino. Per fortuna non va proprio vicino alle prese. Detto ciò, adesso vado a preparare il pranzo. Tra l'altro, stasera c'è la festa dei 18 anni di mia sorella, quindi riprenderò sicuramente qualche clippina. Vi ripeto, poi verranno tantissimi altri video. Non ho voluto fare il vlog quando lo sono andata a prendere, perché volevo fare le cose con calma, volevo dedicarmi a lui, all'incontro con Gwenda, che in realtà è stato strano perché Gwenda l'ha odorato, poi è tornata sul divano a dormire. Proprio non me ne frega niente. È stata bravissima, mamma non lo pensava proprio. Oggi sta un po' male, ci mancava proprio solo questa. Allora, è il momento pappa. Lui si mangia questi qua, che sono quelli che gli dava prima la signora che lo aveva. Sono i mini pappa.
tappi della Royal Canin, però visto che mi avete consigliato anche voi, anche Giulia, di non usare la Royal Canin, io glieli sto mischiando, quindi faccio un cucchiaio per 3 volte al giorno, perché lui mangia colazione, pranzo e cena. Glieli mischio con questi qua della Monge, sono sempre Pappian Junior per meno di 10 kg. Entrambi sono riso e pollo, come vedete lui mangia lì, mentre Gwenda l'ho dovuta chiudere fuori, eccola qua, perché altrimenti abbaia inferocita come se avesse visto non so cosa. E lui mangia, è bravissimo, sta lì, mangia, finisce tutto. Non ha mai avuto 0 problemi neanche i primi giorni. Contate che lui è con me da poco più di una settimana, però è bravo, bravo, bravo. Vai Amarok, mangia, ti faccio un primo piano così ti fai conoscere dalle ragazze. Vedete quella codina? Come gli si sta aprendo? Tra l'altro all'inizio stavo lì vicino a lui, adesso sto cominciando ad allontanarmi perché comunque lui deve poter mangiare anche senza che io sto lì ferma a controllarlo. E volevo farvi vedere le foto di quando era piccolo, piccolo, piccolo. Questo qui è lui da piccolo, questa qui è la sorellina. Eccolo qui. Questa è la mamma. Questo è lui piccolo. Eccolo qui. Tra l'altro gli piace sempre dormire così a pancia in su. È una cosa troppo forte. Questo è un video dove gioca con la sorellina. Guardate che piccolo che era, una pallina. Guardate la coda. La coda è una cosa stupenda. Eccolo qua, vedete? Furbetto, sempre stato furbetto. Questo qui invece è la foto che gli ho inviato il primo giorno che lo avevo preso. Non so se riuscite a vedere che ha gli occhi verdi e dentro sono celesti. Ecco, forse in questa foto che gli ho fatto si vede. All'interno sono celesti. Eccolo qui. Questa qui invece è la foto del padre. Come vedete il colore verrà così, che è una sorta di grigio lilla. Poi come vedete ha finito tutto. Bravo cucciolo! Ecco che torna Giorgia. Wendy! Yeah, mami! Oh, troppi, 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 troppi! Sì, stavi a fare la ninna, stavi a fare. Sì, è il compleanno di Giorgia! Giorgia fa 18 anni! Praticamente mi sono messa sul letto a vedere come d'incanto. Eccolo qua. Gwenda si mette qui vicino a me. Perché ormai Gwenda sta sempre sul letto insieme a me. E lui invece stava dormendo lì. La tecnica è questa. Lui vorrà salire sul letto. Ancora non ce la fa proprio fisicamente. Quindi è molto più semplice. Saltella, piange. Ma io non me lo filo. E lui va da solo in cuccia. Idem la notte. Devo dire che per ora sono fortunata. Quando riuscirà poi a saltare sul letto, non so come mi comporterò. Se avete consigli, logicamente sono tutti ben accetti. Gwenda continua a darmi baci. Praticamente ho fatto un ordine su Zooplus, che è un sito internet / applicazione che rivende un sacco di cose che hanno anche nei negozi, ma magari a prezzi un pochino inferiori, tra cui hanno anche un sacco di marche, croccantine eccetera. Quindi ho fatto un ordine, anzi ne ho fatti due. Spero mi arrivi presto perché ci sono delle cose che mi servono abbastanza velocemente. Nel primo ordine ho preso questa cuccia qui, che è più grande di quella che ha lui ed è di vellutino morbida, mentre la sua è rigida, perché una gliela voglio mettere giù in salone e una gliela tengo qui in camera, perché ogni volta sennò su e giù, su e giù, su e giù, un casino. Poi io ho preso questo recintino qua, che adesso vi faccio vedere. Ci sono diverse misure, io mi pare sì, ho preso questa qui per tenerlo la notte. La cosa bella di Zooplus è che ci sono anche le foto dei clienti che lo hanno già ricevuto e quindi vi fa vedere meglio il prodotto. Questo per delimitare un'area e poi lasciarlo dormire qui. Ah, io l'ho pagato anche di più, adesso sta in offerta, perfetto! E poi ho preso una ciotolina, questa qui da 450 ml per l'acqua. Vabbè, noi avevamo quella piccola per Gwenda, adesso sono in due. Nell'altro ordine invece ho preso tutti i giochini e questo qui che ho riscosso con i punti. Quindi sono degli snack Fit Bites con salmone, zucchine e riso. Poi ho preso questo giochino qua perché, vi ripeto, a lui piace tirare le cose, quindi tutte questi, vedete, aggettini con i tentacoli vanno più che bene. Questo qui è un narvalo, vedremo, speriamo che non sia troppo grande. Pallina per giocare fuori, dentasticks, questi qua per cani piccoli. E poi gli ho preso questi qua che sono proprio pappi.
tempi, dei bites per fargli insomma capire quando sto facendo qualcosa bene, per addestrarlo un pochino. Ragazzi, mi è appena arrivato un pacchetto ed è appunto sempre Frozen 2, oggi è tutto Frozen 2 per Bershka. Questa qui è una felpa, vi faccio leggere anche il codice se lo volete ritrovare, ma tanto è semplice, andate sul sito di Zara, scrivete Frozen ed eccolo qua, c'è una maglia e questa felpa. Mi sembra comunque intorno ai 24-25 euro ed è una felpa grigio antracite con scritto Fearless, quindi senza paura, e Elsa, cioè stupenda, ma è gigante, cioè raga, non si capisce, è gigante, se io prendevo la L, non lo so, ci navigavo, ok che mi sono un po' inquartata, ma wow, l'adoro, cioè la stampa è favolosa. Qui abbiamo sempre Wendy, lì abbiamo sempre Amarok. Oddio, mi fa strano adesso dire il nome. Per un sacco di giorni sono stata a chiamarlo in modi assurdi, gnometto piccolino, e adesso posso dire il nome. Di solito appena si sveglia lo prendo e lo porto sulla traversina, idem dopo che ha mangiato. Ripeto, sarò pesante in questo video, ma mi sono vista tutto quello che potevo vedermi per cercare di fare le cose bene, perché quando abbiamo preso comunque Gwenda ero piccola, potevo decidere, ma fino a un certo punto. Questa volta il cane è mio, anche se lo amano tutti, ma è mio. Quindi sto cercando di fare tutto nel migliore dei modi. Io quando mi impunto, raga, so del toro, quindi se io decido di fare una cosa la faccio, ok? A costo di andare contro il mondo. Quindi adesso si è alzato. Prima l'ha fatto, dopo la pappa l'ho portato sulla traversina e l'ha fatta, quindi vediamo. Vieni. Dai mammina, ti prende. Oh, lele. Cerchiamo di fare questa pipì. Ha bevuto. Si dà una grattatina, spero non vicino alla pipì, no? Vediamo se la fa. Se la fa un genio. Basta che c'entra il tappetino perché ogni volta è un casino. Ah, Maroc, fai vedere a Gwenda come fai la pipì. Oddio, la sta per fare. Sì! È un genio! Visto che questo è un vlog random, vi faccio vedere le due palettine. Appunto questa è quella che mi hanno inviato. Tra l'altro l'ho già utilizzata su Instagram, se vi va di andarla a vedere. E questa qui è quella di Elsa. Aspettate che ve la apro tutte e due. Secondo me sono super in tema con i personaggi e mi sa che oggi infatti le userò per fare il trucco sia a me sia a mia sorella. Poi devo usare anche questa, che è di Kylie Cosmetics di Natale, è stupenda, vorrei sfruttarla un pochino di più. Tra l'altro mi sono già fatta i capelli, li ho già pettinati ma non troppo, così poi hanno il tempo di scendere. Personalmente le onde, i boccoli a me piacciono di più diversi giorni dopo, appena fatti mi fanno un po' schifo, però non ho avuto tempo di farli ieri, quindi li ho fatti oggi con la piastra GHD fina, tra l'altro. Quindi aspetto che torna mia sorella, perché è andata a prendere il telefono, che è il suo regalo di compleanno con mia madre. Questo qui è il mio di regalo. Le ho fatta una cosa che in realtà volevo tanto anch'io, cioè la core ricaricabile per l'iPhone. Costa, raga, costa, ero molto indecisa se farle o meno il regalo, però alla fine dai, una volta e mai più. Ed ecco qui il make up finito, non mi truccavo da un'eternità, infatti mi sono tutta pasciuccata la manica del pigiamino, vabbè. Qui c'è il puzzettino che dorme, l'ho preso un po' perché poi stasera non ci sarò. Comunque questo qui è il look. Non mi convince l'illuminante in realtà. Però visto che non so che luci ci sono nel locale, perché non ci sono mai stata, chissene sostanzialmente. Comunque ho fatto un trucco tutto sul viola, tutta una sorta di smoky. Ho utilizzato sia la palettina Colourpop per Elsa, sia la Dreamy 2 di Nabla, sia la palettina di Kylie, quindi ho usato queste tre. Le sopracciglia le ho fatte così, anche se sono piena di peli e di ricrescita. Come fondo invece ho utilizzato la mia CC, che è la mia preferita, che è questa qui di It Cosmetics. Idem la cipria, cioè una cosa favolosa, se non avete mai provato questo brand provatelo. Correttore invece ho usato lo Shape Tape di Tarte. Poi sul labbro andrò con una lip mousse shiny di Giuliana Makeup Light di Cosmify. Ecco Giorgia, ragazzi, col suo vestitino. Questa è la sala. La parte
divanetti. Che belli. Vedete le foto di Giorgia qua? Niente. Insomma, non si vede che questa sala è di Giorgia. Ragazzi, che favola. Guardate questa sedia, la voglio. Giorgia, fatti riprendere. Eccola qui. L'illuminante è leggermente fotonico. Ok, poi riprendiamo dopo il trucco. Questo è il letto che ha scelto Giorgia. Oh, ma è inquietante. Oh mio Dio. Eccolo qua, scemo. E fa serio. Ma che oddio imbarazzante, ragazzi, questa cosa. Riprendiamo le reazioni. Vai. Un applauso di coraggio. Brava. Brava. Basta. Ma che è, Andrea? Vabbè. Basta. Oddio, la mia voce è ricca. Vi ringrazio il fatto di essere venuti qui oggi. Sono molto contenta. Sì, sono molto contenta. Vabbè, ma così non vale, scusa. Vabbè, comunque sì, seriamente vi ringrazio tutti e vi voglio bene. Mamma, nonna, papà e zii. Ma prima di tutto facciamo un brindisi per brindare a questa maggiore età. It's over, adesso si torna dai bimbi. Mister Panzetta ci accoglie così. Con un'altra pipì. E le goccioline. Bravo amore, sei bravissimo, hai fatto pappa. Hai bevuto, è vero, gnomino? Sì, mi ha fatto la cacchina fuori, ma non bisogna sgridarlo dopo, quindi vabbè, ce ne faremo una ragione. Ma Giorgio non è qui. Ah sì, Giorgio è qui che si toglie il vestito. Ah, Marok! Ha fatto pipì. Sì, bene. Comunque ragazzi, questa giornata quindi è giunta al termine. Prima non vi ho fatto neanche vedere l'outfit perché siamo corsi via. Tanto è sempre total black. Ho provato anche a mettere gli stivali questi qua. Oddio, a casco. Alti, ma non reggono. Cioè, non mi reggono proprio. Che falli il piccolo! Quindi io e il piccolino vi salutiamo, ci vedremo comunque presto. Fatemi sapere sotto tutti i vostri consigli, come vi sembra, se conoscevate questo tipo di pelo. Ecco qui anche Gwendy. Sì. Gwendy si saluta, amore mio. Amarok corre via. Così ormai è una gabbia di pazzi più di prima. Detto ciò, io vi mando un mega bacio, ci vediamo presto e ancora buon 2020. È vero piccolo? Ciao.